Buona domenica, cresce sempre di più la richiesta di veicoli alimentati a gas metano e GPL, non solo tra i privati ma anche tra le flotte. E questo non solo per il costo inferiore di questi due tipi di carburante, ma anche per l'alta tecnologia raggiunta dai propulsori spinti appunto dal metano e dal GPL. E dunque anche l'ultima Kia Sportage della casa coreana adotta un'alimentazione B-Fuel, benzina e GPL. Sentiamo come va e come funziona con Alfredo Cardone. Difficile migliorare un prodotto ben riuscito, lo sanno bene i designer di Kia che non hanno voluto stravolgere la nuova Sportage. Le misure allora sono le stesse della precedente generazione. C'è una nuova calandra che esalta il Tiger Noise del marchio coreano, mentre il lato B propone gruppi ottici ridisegnati. Eppure il nuovo modello alza l'asticella della tecnologia, lanciando l'ennesima sfida al mercato dei crossover SUV a vocazione premium. Ma al di là del design, la novità più importante della Kia Sportage è sotto il cofano, perché debutta un nuovo propulsore a GPL per la prima volta sul mercato con iniezione diretta di gas, sviluppato con gli specialisti di BRC. A beneficiarne sono le emissioni calate del 10%, i consumi, ma soprattutto le prestazioni che garantiscono la stessa potenza dell'equivalente versione a benzina GDI, dunque 135 cavalli e una coppia addirittura superiore, pari a 167 Nm garantite dall'iniezione diretta del gas nella camera di combustione. L'accelerazione del 1.6 B-Fuel è grintosa e tradotta in cifre, va da 0 a 100 in 11,5 secondi, un risultato di tutto rispetto per un crossover SUV dai volumi importanti. Per migliorare il comfort, i tecnici sono riusciti a creare una sorta di bolla sonora, innanzitutto adottando un nuovo parabrezza che isola sensibilmente la rumorosità aerodinamica e poi intervenendo anche su altre parti meccaniche. Gli interni hanno beneficiato di materiali soft touch, mentre il sistema di infotainment fa il pieno di tecnologia grazie al nuovo cruscotto Supervision Cluster, che integra un display da 4,2 pollici per migliorare la lettura delle informazioni e va ad aggiungersi allo schermo LCD a colori touchscreen, posizionato invece sulla console centrale. La nuova Kia Sportage, che alle versioni 2WD affianca anche la top di gamma Rebel con trazione integrale, è su strada a partire da 20.250 euro, 2.000 euro in più se si sceglie la Eco GPL Plus. Il gas appunto sempre più usato anche su vetture di fascia medio-alta, sulle quali fino a pochi anni fa era impensabile vedere serbatoi di metano o GPL. L'Audi addirittura ne fa un vanto. Sulla A3 Sportback appare la scritta G-Tron, che sta appunto per gas metano. Si può viaggiare dunque in prima classe anche risparmiando. Se la osservate esteriormente, l'Audi A3 G-Tron non sembra avere nulla di strano. La linea è quella classica della Sportback, ma è contraddistinta dalla sigla G-Tron sul portellone, sulla fiancata, sul battitacco, persino sul pomello del cambio. Sigla che rivela che questa vettura è alimentata dal gas metano. In realtà è B-Fuel, metano-benzina. Si tratta della prima Audi a gas prodotta in serie, ma è pure la riprova che questo tipo di alimentazione è diventato a tutti gli effetti parte integrante del mondo premium. Sulla 3 G-Tron a 5 porte c'è il motore 1.4 in iniezione diretta da 110 cavalli modificato ad hoc. Il metano è contenuto in due bombole di capacità complessiva di circa 14,4 kg, alloggiate sotto il pianale del bagagliaio. Non tolgono spazio alle valigie, ma non ce n'è per la ruota di scorta. Le bombole sono realizzate in uno speciale materiale composto di fibra di carbonio, più resistente e leggero. Pesano infatti 54 kg in meno rispetto a quelle d'acciaio, e non è poco. All'interno l'abitacolo ha uno stile pulito ed elegante. Come abbiamo detto, ci sono i due serbatoi sia per il metano che per la benzina, ma non c'è in questo caso il tasto per commutare dal metano alla benzina e viceversa. La vettura fa tutto da sola. In sostanza parte a metano in modo molto soft e quando finisce il gas, dopo 300 km, automaticamente passa alla benzina, che ha un serbatoio sempre di 50 litri. Nel quadro strumenti si trovano i due indicatori del livello carburante e nel display si possono consultare le autonomie singole e quelle a totale, oltre ai rispettivi consumi.
Sulla 3 G-Tron c'è poco rumore, niente vibrazioni, potenza e capacità sono più che sufficienti per una marcia disinvolta. Anche quando occorre effettuare un sorpasso, il 1004 si trova pronto dai 2000 giri in su. Ci può essere o il cambio manuale oppure quello S-Tronic che costa un po' di più, 2200 euro. La nostra prova è proprio con quest'ultimo, che dà grandi soddisfazioni. In base alla funzione che si sceglie, infatti, Efficiency, Comfort, Dynamic, Auto Individual, le cambiate e la risposta della vettura sono differenti. Parlando di consumi, su strade extraurbane poco trafficate si possono fare 100 km con 4,7 kg di metano, 4,06 euro. Il pieno col metano sono 13,23 euro. I prezzi vanno da 25.650 per la Sportback G-Tron con cambio manuale, mentre la versione con la trasmissione automatica costa 27.850 euro. E BMW prosegue il processo di ecomobilità avviato con le auto lanciando il C-Evolution, il primo maxi scooter della casa tedesca che funziona totalmente con un motore elettrico. Da Barcellona sentiamo Alfredo Cardone. Il futuro è adesso, a zero emissioni con il maxi scooter C-Evolution BMW mette un punto esclamativo sull'ecomobilità realizzando il primo modello due ruote del marchio tedesco, totalmente elettrico. Anche le forme guardano molto al futuro senza mai pregiudicare la dinamica di guida. Dunque baricentro basso e una ciclistica agile e maneggevole, fari diurni a LED, lo spazio adeguato per un casco nel sottosella, oltre ad una serie di sistemi come l'ABS ed il controllo dello slittamento nella dotazione di serie. Come in tutti i grandi progetti si parte sempre da una bozza, in questo caso dal disegno degli stilisti che sono riusciti a realizzare il BMW C-Evolution che apprezziamo in queste immagini. Ma la parte più interessante probabilmente è questa qui, dove si apprezza il grosso lavoro degli ingegneri che sono riusciti ad assemblare le batterie, cuore del BMW C-Evolution, e si apprezza soprattutto il lavoro che sono riusciti a fare per renderlo un mezzo certamente sicuro. La scatola in alluminio pressofuso che racchiude i moduli di batterie funge da telaio portante e nello stesso tempo protegge il comparto alimentazione dagli urti. Il motore ha una potenza nominale di 11 kW, ma sviluppa una potenza massima di 35 kW, circa 48 cavalli, che in fase di accelerazione, grazie alla coppia di 72 Nm, si sentono tutti. Lo 0-50 è una pratica da poco più di 2 secondi, mentre la velocità massima, autolimitata elettronicamente, è di 120 km/h. Ma la tecnologia alza l'asticella grazie a quattro differenti modalità di guida, Road, Eco Pro, Sail e Dynamic, visualizzate sull'ampio display che oltre a cambiare la dinamica di marcia agiscono in funzione di un diverso e progressivo recupero di energia sulla base di un'autonomia stimata in poco più di 100 km. Oltre al recupero intelligente dell'energia in fase di rilascio e di frenata, sono sufficienti 4 ore una presa da 220 volt per ottenere una ricarica completa. Nel test drive in una città come Barcellona, che mette a disposizione 250 colonnine pubbliche di ricarica, 100 km di autonomia per uno scooter ci sembrano una enormità e comunque più che sufficienti per un utilizzo urbano del BMW C-Evolution su strada a partire da 15.750 euro. È un momento in cui vanno molto le moto nude e classiche e Guzzi ha un modello storico nella sua gamma che si chiama V7 e che corrisponde a queste caratteristiche. È un entry level che ora esce in 3 versioni diverse. Sentiamo Roberto Ungaro. Si rifà il trucco, l'entry level di casa Guzzi, dall'alto al basso la Racer, sempre cromata ma più rifinita, la Special con le grafiche e replica del passato e infine la Stone, prima solo nera, ora anche rossa. L'unico dettaglio meccanico che cambia è il generatore, prima a secco e ora invece a bagno d'olio. È diversa anche la forma e il volume del carter esterno, prima in plastica e ora in alluminio. Per il resto la sostanza non cambia. Motore a V750 da 48 cavalli, interamente rifatto 2 anni fa. Ovviamente trasmissione a cardano, solo 181 kg di peso col serbatoio vuoto, che contiene ben 22 litri, che vogliono dire 400 e passa chilometri di autonomia. Una moto semplice, basica, piccolina, che fa di tutto tranne che spaventare. Oggi proviamo e parliamo di lei, la Stone, quella che costa meno delle tre, ma come le altre, è l'unica Guzzi oggi che si può guidare a 18 anni. Stretta tra le gambe, bassa da terra, pedane vicine e ginocchia raccolte. Se si è a digiuno di due ruote, lei è la giusta anticamera per iniziare. Sembra una cilindrata ben più piccola di quello che realmente è. Posizione di guida naturale e sviluppo della seduta orizzontale.
poi è leggera da direzionare, reattiva ai comandi grazie anche al manubrio largo il giusto e le ruote strette di sezione. Una moto ideale per passeggiare, per andare a spasso senza spingere o cercare la guida sportiva. Sound educato, sale di regime in modo pacato. La sua dote migliore la coppia subito, giri il gas e senti una spinta piacevole, morbida ma consistente. E la dolcezza in souplesse è davvero esemplare. Lo stacco della frizione è a prova di neofita. Se si insiste con la marcia, invece, arriva poco. L'allungo è scarso, neanche 50 cavalli sono pochini e la frizione va subito sotto stress. Si gonfia e perde efficacia. Anche la trasmissione a cardano soffre le staccate violente. La frenata è discreta, ma non c'è l'ABS. Forcella onesta, posteriore invece un po' secco. Le buche si sentono. Insomma, l'abbiamo detto, è un entry level e qui, chi ha già esperienza di chilometri in moto, non può trovare pane caldo e croccante per i suoi denti. Stone, Special e Racer sono tre vestiti diversi e belli della moto nuda per iniziare. Tre facce e una sigla V7, da 8.470 a 10.220 euro. Siamo in chiusura, grazie per averci seguito. Vi aspetto domenica prossima alle 13.30 dopo il TG2 e per chi ci volesse scrivere il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre tg2motori@rai.it. Arrivederci.